Amici, rieccoci qui. Parliamo in questa pre-registrazione che renderò pubblica domani, martedì 12 novembre, al mattino, come di consueto, di calcio, immagini di copertina, insomma, più che inequivocabile con Luciano Spalletti e Nation League logo in primissimo piano, appunto, con il nostro commissario tecnico. Prima di andare a descrivere le ultime due sfide che attendono l'Italia nel raggruppamento del suo cammino, la breaking news è arrivata poco fa sui maggiori siti di formazione e di informazione culturale e di intrattenimento sportiva circa riguardo il sorteggio del Mondiale per Club nel 2025. Sorteggio che si svolgerà come la competizione stessa negli States, negli Stati Uniti nell'estate del 2025, credo un mesetto circa da giugno a luglio, il sorteggio potrà essere effettuato nei primi giorni del mese di dicembre, quindi praticamente tra meno di un mese circa, perché se non ricordo male, di aver letto il 5 dicembre 2024 sorteggio alle 13 locali americane, quindi credo le 19 o le 20 ora italiane. Ovviamente a rappresentare l'Italia al Mondiale per Club avremo diverse squadre come l'Inter, la Juventus e qualcun'altra che proverà a rendere questo cammino continentale il più a lungo possibile. Ma veniamo appunto alla Nation League, dove l'Italia negli ultimi due impegni farà una trasferta, quella imminente tra 3 giorni in Belgio, ovvero giovedì 14 novembre alle 20:45, domenica 17 novembre allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle 20:45 contro la Francia. Situazione del gruppo 2 della Lega A della Nation League che vede l'Italia a 10 punti, 3 vinte, 1 pareggio, 0 perse, 11 gol fatti, 5 subiti. Francia seconda a 9, Belgio terza a 4 e Israele ultima a 0, con appunto tutte sconfitte. È ovvio che il Belgio tenterà di fare la partita, come si dice, della vita, pur di conquistare i 3 punti per arrivare a quota 7 e chissà qualche piccola speranza, qualche, ma insomma, con la Francia già a 9 punti si presume che Italia e Francia dovrebbero andare poi alla fase finale della Nation League, di cui sappiamo si svolgerà nella prima parte del 2025. Ovviamente l'Italia, per avere una sicurezza maggiore, credo dovrebbe bastare un punticino, però diciamo che sì, sicuramente saranno due partite ostiche, con la fortuna però di affrontare la Francia in casa col grande pubblico di Giuseppe Meazza in San Siro, credo
sia quella serata già andata sold out, quindi forza azzurri. Oltre che ricordando invece che gli azzurrini hanno già raggiunto il pass per gli europei di categoria per l'anno prossimo, il 2025, tra pochi minuti, qui ora che sto pre-registrando, scenderanno in campo per le ATP NITTO Finals Padel P Tour di Torino, Bolelli e Vavassuri per la loro prima gara in doppio della competizione dopo il 2-0 di Sinner ieri sera contro Alex De Minore. Speriamo che vinca anche contro Fritz per passare già alle semifinali. Bene, ci ribecchiamo i soliti canali WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram. Alla prossima, ciao!